vi facciamo vedere come preparare un polpettone di lenticchie. È un secondo piatto vegetariano senza carne, quindi davvero squisito. Io lo adoro perché è semplicissimo da preparare e è anche super bello da vedere. Per prima cosa vado a passare le mie lenticchie. Io lo faccio sempre perché un sassolino o comunque qualche pagliuzza può capitare, quindi è sempre meglio evitare e controllarle prima. Le vado a mettere su un piatto e poi, ecco, ad esempio qui ce n'è uno, e poi piano piano me le guardo tutte. È un'operazione che può sembrare lunga e un po' noiosa, in realtà porta via poco tempo. Qui c'è un altro sassolino, vedete? A questo punto le posso versare in un colino o uno scolapasta e le posso andare a lavare bene sotto l'acqua corrente. Mettiamo le nostre lenticchie in una pentola e aggiungiamo le nostre verdurine che daranno sapore. Io vado a mettere il sedano come fosse un normalissimo brodo. Poi vado ad aggiungere la cipolla. Poi vado ad aggiungere la carota. Per dare ancora più sapore vado a mettere un cucchiaino circa del nostro dado granulare, questo è quello che abbiamo fatto in casa e vi lasciamo il link alla ricetta nella descrizione. Copro tutto quanto con l'acqua e adesso non mi rimane che mettere a cuocere le mie lenticchie coprendo con un coperchio e mettendo il fuoco abbastanza basso. Adesso che le nostre lenticchie sono cotte le abbiamo scolate e possiamo frullarne una metà. Io ho tenuto anche la verdura. Aggiungiamo le nostre uova. E iniziamo a mescolare. Prendiamo qualche fetta di pain carré, quello nel bauletto va benissimo. E lo andiamo a tagliare a striscioline e poi a dadini. Adesso li possiamo mettere insieme alle nostre lenticchie. Mescoliamo e io lascio riposare anche qualche minuto per dar modo al pane di assorbire bene i liquidi. Come vedete il pane ha donato questa bellissima consistenza cremosa, però è ancora troppo morbida per poterlo modellare, quindi andiamo ad aggiungere un pochino di farina. Noi abbiamo scelto quella di amaranto, ma potete mettere qualsiasi tipo di farina, della semplice farina integrale o magari una farina senza glutine. O anche semplicemente aggiungere solo il pane grattugiato, quello secco. Quindi andiamo a mescolare bene. Come ultima cosa vado a completare con il sale, do un'ultima mescolata e siamo pronti per formare il nostro polpettone. Come vedete la consistenza ora è perfetta perché è bello cremoso ma anche abbastanza denso e corposo. Voi quindi a casa mettete pane grattugiato o fresco come nel nostro caso finché non vedete che la consistenza arriva ad essere come questa qui, come la nostra. Possiamo mettere il polpettone in una teglia coperta di carta forno. Come vedete io mi sono già preparata un bel contorno di patate, queste sono le mie patate arrosto, vi mettiamo la ricetta nella descrizione, quindi le ho già passate al microonde, le ho condite e adesso sono pronte per essere cotte. E le vado a cuocere insieme al polpettone così farò una infornata unica. E aiutandomi con le mani gli posso dare adesso una forma più regolare. Guardate che bello che è. Aggiungo un pochino di olio nella superficie e poi lo vado a spalmare bene con un pennello. Possiamo infornare il nostro polpettone e le patate a 185 gradi. Il nostro polpettone di lenticchie è pronto, ha cotto in forno a 185 gradi per circa 30-40 minuti. Io ho messo anche qualche minuto di grill e ha fatto una crosticina sopra davvero squisita e perfetta. Dentro rimane morbido e fuori invece è bello croccante. Questa è la nostra proposta per il menù ideato da Rave Doll. Un intero menù, un menù completo, quindi dall'antipasto al dolce, e noi appunto ci dovevamo occupare del secondo. Questa è stata la nostra proposta, io vi invito
ad andare a vedere anche tutte le altre ricette perché sono davvero squisite ed è anche un'ottima idea se non sapete che cosa fare perché avete davvero di tutto, dall'antipasto al dolce. Io vi mando un grossissimo bacio, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!